Colpo di scena per il prossimo Grande Fratello e delusione totale per Alfonso Signorini. Il conduttore, stando agli ultimi rumor, ha ricevuto un secco rifiuto dal campione azzurro delle Olimpiadi di Parigi. Sperava di poter puntare in altissimo e aumentare gli ascolti grazie a questo nome straordinario, ma il padrone di casa dovrà rinunciare a questo sogno. Al Grande Fratello non lo vedremo assolutamente, stando alle anticipazioni dell'esperto di gossip e TV Amedeo Venza. Il rifiuto del campione delle Olimpiadi sarebbe arrivato immediatamente, quindi non ci avrebbe pensato su due volte comunicando la sua scelta definitiva. Salvo improbabili dietrofront, non varcherà la porta rossa a settembre. Grande Fratello, rifiuto a Signorini da parte del campione azzurro delle Olimpiadi. Venza aveva promesso ore prima dell'annuncio che avrebbe fornito interessanti novità sul Grande Fratello. C'è chi sperava che si trattasse di una quasi ufficialità di un nuovo concorrente, invece parliamo di questo clamoroso rifiuto del campione italiano delle Olimpiadi, che presumibilmente vorrà solamente riposarsi dopo la fatica olimpica. Dunque, è stato annunciato in una delle sue Instagram Stories che Thomas Ceccon è stato contattato per il GF. Ovviamente il campione olimpico ha rifiutato. Niente da fare per il nuotatore italiano, finito al centro dell'attenzione negli ultimi giorni anche per aver dormito sul prato e non nella sua stanza, a causa della mancanza dell'aria condizionata e dei letti di cartone. Thomas Ceccon, 23 anni, ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 metri stile libero e poi si è superato conquistando l'oro nei 100 metri dorso.